programma è offerto da perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice. Amici sportivi, buonasera, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Doppio Zero, sia sulla pagina Facebook e per quanto riguarda anche la pagina Facebook ufficiale del Bitonto Calcio. Buonasera da Nicola Vacca, buonasera a Nicolangelo Biscardi, Danilo Cappiello. Buonasera, buonasera a tutti. E all'ospite di questa sera che è Alessandro Gargiulo. Ciao Ale. Il nostro grande Alessandro. Ciao. Qui con noi. Allora, diciamo che sarà una puntata un po' diversa dal solito, vi spiego subito per quale motivo. Alessandro lo sottoporremo al fuoco incrociato delle nostre domande. Subito. Perché poi subito dopo la pausa pubblicitaria, logicamente avete letto benissimo questa settimana, sia per quanto riguarda i nostri periodici locali, il Bitonto Live, il Da Bitonto, e per quanto riguarda la pagina ufficiale del Da Bitonto, ci sono stati degli scambi di battute, di visioni per quanto riguarda la situazione dello stadio e per quanto riguarda logicamente la situazione della curva, che qualcuno ne diceva tempo fa che insomma il primo di dicembre sarebbe stata issata definitivamente la curva, cosa che vi diciamo subito non succederà. Allora questa sera facciamo subito le nostre domande e cercheremo di giocare un po' con le domande con Alessandro, e poi subito dopo la pausa pubblicitaria ci sono alcune note da parte della società che logicamente noi come web radio ufficiale dobbiamo fornire, e fermo restando il fatto che qualsiasi persona voglia dire qualcosa subito dopo la puntata, noi siamo ben disposti qui ad accettarlo tranquillamente e venire qui in studio e magari rilasciare un'intervista senza alcun tipo di problema. Fatta specie cosa, dobbiamo, è inevitabile affrontare, Nicola, la questione della curva, la questione stadio. Avremo in collegamento telefonico anche con noi, e lo ringrazio, Pasquale Scivitro, giornalista del Da Bitonto, che si è fatto davvero promotore di una gran bella iniziativa insieme a Mario Sicolo, a nome di tutto il Da Bitonto. Questo è il giornalismo che ci piace, non perché siano amici, soprattutto perché io scrivo per il Da Bitonto e sono praticamente le persone che mi hanno insegnato il mestiere, se così si può dire, di giornalista, ma perché quando si è dalla parte della verità, della legalità e dell'iniziativa, assolutamente, si ha sempre ragione. Va quindi bene.
ne parleremo con Pasquale, sì. Però ora affrontiamo subito i temi più caldi, ultimo, quello pubblicato pochi minuti fa, un'ora fa, esatto. Comunichiamo che mercoledì 27 novembre alle ore 14:30 giocheranno gli ultimi 35 minuti di Bitonto Grumentum. Sapete tutti ormai, domenica scorsa la partita non è terminata a causa del nubifragio temporale devastante, l'acquazzone che si è abbattuto sul Città degli Ulivi e su Bitonto, campo reso impraticabile. Tutti ci chiedono ingresso gratuito. Non dipende da noi. Daremo indicazioni domani, si spera domani di dare le indicazioni per seguire questi 35 minuti che avranno inizio alle 14:30. Ovviamente ci sono ragioni di ordine pubblico superiori alla volontà della società da tener conto, quindi vi chiediamo di pazientare, vi chiediamo di aspettare domani sapremo essere più certi con le modalità di accesso per assistere appunto alla partita, agli ultimi 35 minuti, alla parte finale di Bitonto Grumentum. E io proprio parlando, riagganciando a Bitonto Grumentum, vorrei coinvolgere il nostro Alessandro per capire se Taurino vi ha detto come provare a vincere una partita in 35 minuti o ha subito tralasciato il discorso e già si è proiettato la gara di Sorrento. No, in questa settimana non avevo parlato della gara con il Grumentum, stiamo solo pensando al Sorrento e dopo l'arte con il Sorrento poi pensiamo al Grumentum. Se vogliamo analizzare questi 55 minuti con il Grumentum, abbiamo trovato una squadra che si è organizzata molto bene a livello difensivo, il Bitonto ha trovato non molti spazi, però le ha create le occasioni, forse è mancato solo il gol in quei 55 minuti. Sì, è stata una squadra che ci ha lasciato giocare, penso che abbiamo gestito molto bene la partita. Solo alcune occasioni le abbiamo mancate, però non siamo stati neanche aiutati dal terreno di gioco. Era difficile, proprio noi che siamo una squadra che gioca molto a calcio, è stato difficile con la pioggia. Terza gara titolare consecutiva, se non erro, che sarà non Ardò Grumento, peccato, mancano 35 minuti, poi li ultimeremo tra qualche giorno. Senti ora la fiducia dell'ambiente, della tifoseria, della squadra, dopo qualche inevitabile, logica, anche difficoltà iniziale di ambientamento, essendo tu uno degli ultimi arrivati. Sì, ma no, dal primo giorno subito ho sentito la fiducia di tutti, mi hanno accolto benissimo, poi sono arrivato tardi, quindi fisicamente ero un po' indietro rispetto agli altri, però poi mi sono ripreso e niente. E ti stai riproponendo a buoni livelli. Nelle ultime settimane stai giocando in particolare poi con Lomastro e Amelio. In che lingua parlate lì dietro? No. No. Sono paesani, sono con paesani. No, a volte capita napoletano, però molto specie di più in italiano. Sì. Ah, meno male, pensavo che per non farmi capire quando, dagli avversari parlate in napoletano. Solo quando si incazza Paolo che mi guida molto. Paolo, ma tra i due chi si incazza di più dietro? Paolo, vai, guarda un po' Paolo che sembra così taciturno, silenzioso e più animato. Però mi aiuta molto, mi sta aiutando molto. L'ultima domanda del mio blocco, sì. Alessandro, poi lasciamo spazio chiaramente al buon Danilo e al suo racconto fotografico. Sì, nel frattempo stiamo vedendo le immagini, mamma mia, del nubifragio con tutta la folta schiera di bambini che hanno partecipato all'iniziativa di domenica. Li ringraziamo perché veramente hanno riempito in ogni ordine di posto il settore della gradinata. E poi si sono trasferiti sotto, insomma, la tribuna centrale. E poi la tribuna centrale, soprattutto in quei 10 minuti della ripresa, Nicola, quando il pubblico ha capito che l'arbitro di sospetto non aveva molte intenzioni, quindi c'era da lottare nell'acquazzone, nell'acquitrino. Guardate, già qui a inizio secondo tempo la situazione era abbastanza, che forse l'arbitro avrebbe anche fatto, ma secondo me avrebbe potuto partire, già fermare lì la partita, esatto. Quindi dare almeno un tempo di tempo, scusate, ma il ma gioco guarda, di parole per provare la vicenda, già da qua avrebbe dovuto fermare, cioè vedete, ci si chiede soltanto perché non l'abbia fatto, cioè, però, anche lì guardate Turito rischia di cadere, di scivolare, qualche occasione assurda qui di Riccardo che è veramente sfortunato, non però arriverà il momento di Riccardo, arriverà. E dicevo, quando i bambini poi si sono trasferiti, i bambini della scuola calcio Olimpia Bitonto, nella curva, nella tribuna coperta,
è diventato un abbolgio, perché loro si sono messi a tifare. Lo stadio era diventato veramente ribollente di calore, di passione, smorzata dalla pioggia. Questa pioggia ha fatto tanti danni domenica scorsa. Concludo la mia parte con Alessandro chiedendo, Alessandro, la tua giovane età, sei un classe 2000, provieni dalla Cavese, trovi più responsabilità o più entusiasmo ora a giocare in un gruppo, con un gruppo, con dei giocatori importanti, e soprattutto in una squadra che è al primo posto e diciamo ambisce a un grande campionato? No, sia responsabilità che entusiasmo, che comunque è bello essere in un gruppo così avvincente, che diciamo siamo tutti uniti per raggiungere l'obiettivo, quindi ogni domenica è bello pensare al, diciamo, tra virgolette, sogno. Allora, io vorrei prima di tutto salutare un po' di amici che sì, ci stanno qualche guardando. Domanda da casa. Adesso domande da casa le facciamo subito. Volevo salutare un po' di persone che ci stanno guardando in giro per il mondo. Per esempio Luca Recoba questa sera ci saluta da Riyadh, Emirati Arabi. Negli Emirati Arabi. Ciro Amelio ci sta guardando. Te lo lasciamo subito, tranquillo. Ciro Amelio ci sta guardando anche Giavito Rubino come al solito da Roma, Gregorio Bello Guidotti, Marco Tedesco, insomma un po' di gente come al solito. Allora, cominciamo subito con le foto. Va bene. Cominciamo subito con le foto, vai. Abbiamo un po' i ritmi incalzanti oggi. Non ce ne voglia il buon Alessandro. Ma lui lo fa bene così. Allora, Alex, questa foto l'abbiamo chiamata Non è così che doveva andare, ed è una foto che risale al tuo esordio stagionale in casa con l'Agropoli, e in quella gara il tuo esordio è durato poco più di mezz'ora. Poi sei stato sostituito, mettendo da parte la delusione che è più che legittima. Cosa hai pensato in quei momenti lì? No, sicuro non ero contento per come era andata, perché mi conosco e potevo dare di più. Però, come ho detto prima, cioè non stavo ancora bene fisicamente. Poi, comunque, il mister mi ha dato sempre fiducia, ha sempre creduto in me. Quindi, cioè, sono stato tranquillo. Perfetto, io pregherei la regia di passare alla seconda foto. Questa qui l'abbiamo chiamata Non sono tutto lì e lo dimostrerò. È passato un bel po' di tempo affinché tu abbia potuto ricalcare il terreno di gioco, ma è anche normale quando andare a recuperare qualche cosina. Ma dopo la batosta psicologica, come hai affrontato le circostanze che ti hanno consentito di farti trovare pronto in questo frangente di tempo? No, magari avevo solo bisogno di ritrovare fiducia giocando, che comunque l'anno scorso pure non ho fatto solo 3 presenze con la Paganese, quindi era anche da molto che non giocavo. E mi mancava proprio il campo, quindi cioè, piano piano penso che sto riacquisendo fiducia in me stesso. Senti Ale, come ti sei trovato qui a Bitonto all'inizio, quando sei arrivato? No, bene, perché comunque stando qua al sud è come se mi sento sempre a Napoli, quindi poi pure la città, sto bene, anche i tifosi. Cioè, invece avete il gruppetto napoletano. No, vabbè, siamo sempre insieme anche perché viviamo... Cioè insieme, però siamo bene con tutti, siamo un gruppo unito, quindi non ci sono problemi. Senti, prima di arrivare qui a Bitonto, credevi che la città, o meglio anche la squadra, potesse essere così competitiva? Sì, perché comunque ho seguito anche il campionato dell'anno scorso e cioè, ha fatto bene, quindi poi i direttori mi hanno subito detto qual era l'obiettivo iniziale. Pensavo questo, sì, lo pensavo. La particolarità di quest'anno, soprattutto in alcuni dei 4 napoletani, campani, sono tutti e 4 sostanzialmente di Napoli, è che Paolo e Alessandro, noi abbiamo il prototipo del napoletano guascone, del napoletano verace, simpatico, loro sono molto timidi, lui e Paolo sono molto introversi. Sì, vabbè, a differenza di Ciro, che mentre Ciro è un rompiscatole, Ciro è proprio il napoletano tipo. Loro sono degli napoletani, è vero Alessandro, atipici, perché anche da Paolo molto serioso, molto taciturno. Molti di loro me lo dico. Ci aspettiamo un napoletano verace, dalla Gumbari, regalaci qualche perla in napoletano. La classica imma finale. La cazzimma, ma lo possiamo, non è una brutta parola, l'ha detto il presidente, no, ma lui ce l'ha in campo, è quella, metterla in campo,
la cazzimma. Andiamo avanti. Sì, basta spiegare la regia di passare. C'è qualche domanda? No, nel frattempo ufficialmente si è completamente impallato il sistema del mio telefono. E questo è un giorno bellissimo, ragazzi. Finalmente Marco ha abbandonato il suo citofono, ragazzi. Bellissimo. Quindi non suonate più che non può più rispondere al citofono. Renga, quando ha fatto quella canzone, pensava al giorno del per cui, ragazzi, se mi supportate voi con i vostri telefoni, perché il mio è completamente... Il mio sta caricando. Va bene, ci pensa Cappiello. Ci pensa Cappiello, adesso prima andiamo avanti con l'altra foto. Allora, io pregherei la regia di passare all'ultima foto che abbiamo chiamato. Ma eccomi, scusate il ritardo. Che stacco! Come diceva Biscardi, lo stacco è tanta roba. E, dopo la gara di Casarano, Alex, Anatò ha sfoggiato una vera e propria prova da veterano su un campo altrettanto difficile, difficile giocare. Possiamo definire la gara di Nardò quella che ha scacciato definitivamente via tutti i dubbi e le paure? Sì, sicuramente, perché comunque, come ho detto prima, giocando prendo sempre più fiducia e continuità. Quindi poi, avendo al fianco uno come Paolo, tanta esperienza, Ciro, Gianni, il capitano, Danilo, mi aiutano molto. Volevo fare una domanda a proposito della partita di Casarano. Quando è scappato via Mincica? Cosa hai pensato in quei lunghi frangenti? Possiamo rivedere? No, mi sono trovato impreparato lì, sì. Che è successo? No, spiegaci, perché là ti è sfuggito Mincica probabilmente. Sì, sincero, non mi aspettavo che il difensore la lanciava lì, quindi mi sono trovato piatto e non... Ma in quegli istanti in cui correvi verso Mincica, quante preghiere hai fatto? Secondo me hai lasciato giù un rosario lì, eh. Cioè, quando l'hai visto quella palla andare fuori, cos'hai fatto? Grazie Gesù, mamma mia. E va bene, allora andiamo avanti. Allora, io volevo fare una domanda prima di andare avanti. Cioè, prima, quando eravamo qui a telecamere spente, stavamo discutendo sul fatto che, insomma, mercoledì viene ripresa la partita. Ti abbiamo chiesto, secondo te, che cosa dovrebbe fare il Bisotto in questi 35 minuti per affrontare, insomma, al meglio questo recupero? Come dovrebbe affrontare? No, io penso che non dobbiamo entrare con, diciamo, l'ansia e la voglia di segnare subito, perché sennò la partita diventa più difficile. Dobbiamo stare tranquilli, però ovviamente dobbiamo pensare che ci sono 35 minuti e dobbiamo portare i tre punti a casa. Io invece ti volevo chiedere, sicuramente hai iniziato già a preparare il Sorrento, sì. Sappiamo che mister Taurino meticoloso già da giorni, immagino vi stia tartassando sul Sorrento probabilmente. Tu Campano sicuramente conosci un pochettino questa realtà, che secondo me è la rivelazione forse di questo campionato finora, perché è lì nelle zone nobili. Poi dopo analizzeremo con la rubrica di Mario Romano anche gli ottimi risultati. Anche oggi c'è Mario Romano, Aleggia nell'aria. Aleggia Mario nell'aria. Romano, lo vedo, lo percepisco. Penso, io non vorrei né vederlo né percepirlo. Pure io, però mi pare che ci sia. Vabbè. E dicevo, partita molto ostica. Sì, comunque è una squadra forte, ha vinto a Foggia, se non sbaglio anche con il Cerignola. Ha vinto anche a Taranto. E non, sicuramente non è da meno rispetto alle altre squadre che stanno lì sopra, quindi dobbiamo metterci tutto. Sicuramente è una gara difficile. E già qualche avvisale se l'ha avuto l'anno scorso, se ti ricordi, Danilo? Assolutamente, perché quando c'è stato il cambio in panchina con l'avvento di mister Maiuri, il Sorrento fu una delle principali protagoniste poi in tutto il giro di ritorno, totalizzando tantissimi punti che l'hanno portata anche un bel calcio, alla salvezza diretta. Non dimentichiamo che il Sorrento, quando è venuta a Bitonto, fosse la penultima, l'ultima giornata casalinga della giornata, la penultima, era già salvo, quindi aveva fatto veramente un grande exploit alla formazione rossonera, almeno c'è un rossonero che va bene, no? In generale, però speriamo che domani il rossonero perda. Parlando momento del Sorrento, io credo che il Sorrento fra le Muramiche sia davvero una delle peggiori squadre da affrontare, perché al di là delle dimensioni del campo è una squadra che davvero rende cara la pelle a chiunque. Assolutamente è una squadra tosta da affrontare, quindi per il Bitonto è un ulteriore esame di maturità. Praticamente mister Taurino ha già dato qualche accorgimento, sì. Ha già scatenato a bloccare tutte le fonti, tutte le possibili al mio segnale scatenate l'inferno. Lo spogliatoio come ha
accolto, diciamo, questa sospensione? Cosa si è detto? No, era più bello se tornavamo a casa con i tre punti, ma vediamo che ci sono Foggia e Taranto lì a un punto da noi. Mentre l'ansia. Però noi siamo tranquilli. Allora ragazzi, allora io direi di andare rapidamente con i prossimi turni, esatto, sia esatto. Del campionato, chiaramente il girone H, la tredicesima giornata, chiedo venia, Danilo Repilo chiamo. Assolutamente sì, la tredicesima giornata del girone H del campionato di Serie D vedrà l'Audace Cerignolo ospitare fra le mura amiche del Monterisi il Città di Fasano, il Brindisi che ospiterà il Francavilla, la Team Altamura che farà visita al Foggia allo Zaccheria, il Casalano che ospiterà la Glopoli, il Gladiator che andrà in quel di Marsico Vetere Valtangri contro il Grumentum, il Nardò che proverà a dare una sterzata al proprio campionato contro la Gelbison, la Fidelissandria, un'altra squadra che sta vivendo un momento poco felice, che farà visita alla Nocerina, il Sorrento che ospiterà il Bitonto ed il Taranto che ospiterà il Gravina. Questo turno chiederei alla regia di restare con la schermata, lo vorremmo commentare anche con lo stesso Alessandro. Io direi che probabilmente i due big match di giornata si giocheranno al Monterisi di Cerignola e allo Stadio Italia di Sorrento, chiaramente, perché però io non sottovaluterei neanche Foggia Team Altamura. Assolutamente sì, però speriamo poi che Monticciolo, l'Altamura di Monticciolo che vince in casa ma perde fuori, speriamo riesca ad invertire un attimo il treno, la corrente. Da non sottovalutare chiaramente, come dicevamo, anche Taranto Gravina, anche se la formazione di gialloblu di mister Valeriano Roseto paradossalmente da quando ha perso a Bitonto ha altalenato, cioè, in fuori casa sì, ha un po' mollato, un po' risultati altalenanti, però è una squadra che si salta contro le grandi squadre, il Gravina lo ha fatto anche a Foggia, lo Zaccheria è una squadra, non meritava neanche di perdere a Fasano, sì. Rigore dubbio a Fasano, però ci sono poi anche molte sfide calde, tipo Nocerina Fidelissandria, perché ecco, un Nocerina Fidelissandria con un Nocerina che vince non sarebbe male, però è una sfida salvezza a tutti gli effetti in questo momento. No, non è tanto quello, Nicola, è proprio che è una partita dove i punti iniziano a pesare. Assolutamente sì, assolutamente. Beh, lo avevamo detto nelle scorse puntate che poi con il girone di ritorno, cioè parliamo da gennaio, però la Fidelissandria se vuole essere protagonista in questa stagione deve necessariamente invertire la rotta, altrimenti rischia veramente di fare un campionato in grosse difficoltà e sottotono. Andiamo avanti con il campionato juniores, purtroppo il Bitonto di mister Nicola Fumai stenta a decollare, sabato scorso sconfitta amara per 4-0 a Foggia, speriamo che sabato, ora leggiamo il prossimo avversario, riesca a invertire davvero la rotta e cercare di chiudere questo girone d'andata. Sono rimaste 3 giornate ma il Bitonto ne disputerà solamente 2 perché al prossimo turno, se non erro, dovrà osservare il proprio turno, scusate il gioco di parole, di riposo. Leggiamo il prossimo turno, Danilo. L'undicesimo turno del girone L del campionato nazionale juniores si vedrà l'Avezzano ospitare il Giulianova, il Bitonto provare a rialzare, si spera, la testa contro il Campobasso in casa, la Fidelissandria ospitare il Chieti, l'Audace Cerignola fare visita al San Nicolò Notaresco, scusate, la Vastese ospitare l'Olimpia Andonese ed il Vasto Girardi ospitare il Foggia, e in questo undicesimo turno chi osserverà il riposo sarà il Pineto. Sarà la capolista Pineto che, tra virgolette, fortunata, perché lo scontro tra le immediate inseguitrici, cioè San Nicolò Notaresco e Cerignola, quindi diciamo rischia solo di essere scavalcata da una delle due, o in caso di pareggio il Pineto può addirittura restare al primo posto o al massimo essere raggiunto dal Cerignola, quindi tra virgolette fortunato il Pineto perché le sue inseguitrici si scontrano. Vogliamo rivedere con anche il nostro Alessandro, mentre salutiamo dietro come una ombra oscura arrivato a recuperare Gargiulo, il buon Gaetano Palmisano, che salutiamo, l'attaccante palmisano. Rivediamo la classifica del girone H, Danilo, sì. Mingirulli alla regia e Danilo Cappian
comunque con un turno in meno la classifica resta bella, voglio dire. Con una partita in meno. Con una partita in meno, è carina. Quanto ti sei divertito a mettere quell'asterisco, Nico? Diciamo che è bellina, no, dai. No, perché mi è venuto il nervoso, mi ha creato disequilibrio nella grafica, mi sono fatto un po' i nodi. La classifica dopo 12 giornate comunque recita il Bitonto ancora capolista a quota 25 punti con i restanti 35 minuti da giocare mercoledì prossimo. Nel duo delle seconde Foggia e Taranto a quota 24, il Città di Fasana a quota 23, Sorrento, lo dicevamo, una rivelazione di questo campionato, a quota 22, il Casarano a quota 18, a 17 punti invece c'è il trio formato da Gravina, Gelbison ed Audace Cerignola, 16 punti per Attimo Altamura, 15 per Brindisi e Gladiator, 14 punti per Anno Cerina, Fidelis Andria e Agropoli a quota 12 punti assieme al Grumentum, 11 punti per il Francavilla, 7 punti per il Nardò che è sempre più fanalino di coda di questo girone H. Fissiamo ovviamente che se qualcuno dovesse vederci su qualche storia Instagram perché è il buon Palmisano, il buon Palmisano che sta facendo, è lui che arbitrariamente cioè, ha deciso di metterci, e non uso il termine sputararci su Instagram, lo ringrazio. Allora, ci sono un paio di domande da casa. Assolutamente. Allora, Francesco Lillo ti chiede: Ale, dopo la prima partita con il Casarano ti senti più sicuro in campo adesso? Sì, sicuramente, perché penso che comunque io, ma tutta la squadra, abbiamo fatto un'ottima gara. Ci sono sempre delle cose da migliorare, però cioè, penso che abbiamo fatto bene. C'è anche chi ti sosteneva da casa. Una. No, dobbiamo dire. Ma questa qui. Marilena. Chi è? Riccio, mia zia. Ah, vabbè. Lezione, so che da no, quando... Marilena, sei un campione, ti voglio bene, Ale. Okay, mi ha mandato un messaggio già pasquale. Già stavamo pensando a male. Un messaggio pasquale, così, Pasquale Civitta, no? Che ci sta guardando, qua, che è in che macchina. Che ci sta guardando in macchina, che da quando è arrivato Mario Romano si è collegato tra Argentina. Va bene, dai. Allora, poi sono arrivate un paio di cose da casa per quanto riguarda il presidente Rossiano, ma questo ne parliamo dopo. Assolutamente. Il mio telefono non verrà scaraventato sui muri del. Allora, leggiamo rapidamente le informazioni sul Sorrento. Sì. E chiaramente la rubrica l'avversario secondo Mario Romano. Secondo Romano. Allora, che spero questa settimana sia stato più breve del solito. Beh, diciamo sì. No, allora prossima settimana. È più tabellino sta statistica che informazioni vere e proprie. Nel frattempo rivediamo le immagini di Sorrento Nardò e della vittoria per 1-0 della formazione rossonera campana guidata da mister Maiuri contro la formazione neritina, che questa settimana ci sono stati pure problemi a Nardò, hanno fatto lite con Acquaro che se n'è andato, insomma un bel clima Nardò. E allora, due precedenti in terra campana, un pareggio e una sconfitta per il Bitonto, dunque mai vittorioso a Sorrento. Pareggio risalente al 30 marzo del 1991, finì 1-1 con rete per il Bitonto di Totaro al 40esimo del primo tempo e pareggio sorrentino al 59esimo con l'autorete di Cirillo. Bitonto che si schierava con Sassanelli e il Bitonto di mister Sgobba. Bitonto che si schierava con Sassanelli, Lattanzi, Signorile, Cirillo, Coscia, Ciocca, Telesca, Bulzic, Ciocca, Cardinali, Totaro. Tra l'altro partita che segnò con tre espulsi, furono espulsi De Simone, senatore per il Sorrento, e Ciocca per il Bitonto. L'ultimo precedente invece, quello della sconfitta, risale allo scorso campionato, quasi un anno fa, 16 dicembre 2018, bella giornata di sole, però è rimasto solo quello di quella domenica, la penisola sorrentina con il sole, il suo perfetto. Anche perché domenica è prevista pioggia a Sorrento. Per chi va? Per chi va c'è noi pomeriggio, ti comunico, l'acqua. Vi comunico a tutti che per motivi strettamente personali, dopo tre campionati, il sottoscritto salterà una partita. No, vorrei vorrei avvisare col sorriso sulle labbra anche i miei tecnici di prepararci perché saremo sotto l'acqua. Va bene, gara bagnata. C'è qualcuno che dietro la telecamera fa dei gesti inequivocabili, ma talvolta la famiglia viene prima. Il presidente non ha capito tutto. Che prenderemo l'acqua domenica. Va bene, nulla, presidente di Radio La Più Zero. Va bene, vai. Dicevo, il secondo precedente e ultimo risale al 16 dicembre dell'anno scorso, 2018, Bitonto sconfitto per 2-0 a Sorrento, rete nel primo tempo al 23esimo di Figliolia e nella ripresa il raddoppio di De Rosa al 19esimo. Bitonto che si schierava
qualche volto noto, ce l'abbiamo ancora quest'anno, con il pitonto chiaramente di Pizzuli dell'anno scorso, con Figliola, Cappellari, Montanaro, Biasone, Anaclerio, D'Angelo, Terrevoli, Camporeale, Paterno, Picci e Falcone. Poi nel corso della partita entrarono Zaccaria, Paradiso, Turitto e Padulano. Senti, Gianvito Rubino da Bologna mi dice: ciao ragazzi, l'autogol a Sorrento il 30 marzo del 91 fu di Coscia. Addirittura. Angelo Coscia. Abbiamo Wikipedia, bolognese e Pitonto. Mi sa che io devo cambiare il titolare della rubrica. Sì, 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 chiamiamolo. Cioè, Mario Romano fa gesti inequivocabili. Mario, dai, conferma. Dissenso, dissenso, attenzione, fonte Sorrento, quindi fonte Sorrento. Cioè, poi la diatriba sarà tra di voi, ve la vedete fuori il mese di marzo. Scherzo, chiaramente. Allora, analizziamo più da vicino un po' la formazione campana. Il Sorrento vanta numerose apparizioni anche in Serie C, squadra fondata nel 1945 che ha acquisito l'attuale assetto societario nel 2016, quando il Sorrento Calcio, dopo essere retrocesso in promozione campana, ha rinunciato all'iscrizione al successivo campionato, perdendo l'affiliazione alla FIGC. In seguito è stata fondata una nuova squadra con il nome di Football Club Sorrento, che è ripartita dall'eccellenza. Il miglior successo ottenuto dalla squadra rossonera è una partecipazione addirittura alla Serie B nella stagione 1971-72. Nel suo palmarès annovera la conquista di una Coppa Italia di Serie D, una Coppa Italia di Lega Pro e di una Supercoppa di Lega di Serie C2. Attualmente occupa il quinto posto con 22 punti ed è reduce da 9 risultati utili consecutivi. Ancora imbattuto in casa con uno score di 3 vittorie, Fasano superato per 1-0, Cirignola battuto per 2-1, Nardò battuto per 1-0 e 3 pareggi, 1-1 col Francavilla, 2-2 con Nocerino, pareggio a reti bianche col Brindisi, per un totale di 7 reti realizzate e 4 subite. L'unico ex di turno è Stefano Costantino, un classe 87 che ha giocato a Pitonto con 10 presenze dal gennaio 2008. Il miglior marcatore attuale del Sorrento è Davide Cacaccio, un classe 87 ed è un difensore, è un'anomalia, è un difensore con il vizio dei gol che ha signora messo a segno 3 reti. Poi abbiamo anche 2 reti per Roberto De Rosa, classe 94, e Tommaso Bonanno, è un classe 95. Concludo dicendo che il giocatore forse più tecnico, più estroso, più rappresentativo del Sorrento è Eric Orlando Herrera Panamense, è un classe 92 con trascorsi anche in Serie B ad Avellino nella stagione 2013-2014, ma ha giocato anche a Lecce in C1 nel 2015 con 12 presenze e una rete, e anche nella Serie A albanese col Partizan Tirana. Guarda, avevo veramente il timore che a breve venisse fuori dalla tua bocca Paolo Roberto Cotechigna. Bravo, visto che il presidente più volte rievoca un colpo di mercato a dicembre che potrebbe essere Cotechigna. Senti, invece, a chiudere la carriera di prima, Gianvito ci scrive: vi mando il tabellino ufficiale, un abbraccio a Mario Romano. Io ringrazio Gianvito per il contributo, i panni sporchi, lavatevi a casa vostra. Grazie Gianvito di tutto, come sempre. Scherzi a parte, insomma, riusciamo a scherzare con i nostri amici e colleghi, perché insomma hanno anche la possibilità di interagire con noi. Siamo una squadra. Tranquillamente, siamo una squadra fortissimi, come diceva qualcuno. Allora, noi ringraziamo Alessandro per essere stato con noi, grazie Ale, grazie veramente per essere scusaci questa sera siamo un po' di fretta, ma purtroppo, come abbiamo detto prima, subito dopo la pausa pubblicitaria ci saranno alcune note che sono state diffuse dalla società per bocca anche del presidente Francesco Rossiello, che Nicolangelo ci leggerà, logicamente inerenti allo stadio e alla curva che non ci sarà il 1° di dicembre. Pausa pubblicitaria e poi ritorniamo in studio e aprite bene le orecchie.
perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice. Eccoci qua, siamo rientrati in studio dopo la pausa pubblicitaria. Ringraziamo ancora Alessandro Gargiulo che ha lasciato lo studio di Radio Doppio Zero per andare. È andata bene, è andata a mangiare, è andata a cena stasera. Allora, ragazzi, come vi abbiamo detto all'inizio della puntata, questa puntata è stata e sarà un po' più diversa dal solito perché logicamente la società ha chiesto per bocca del presidente Francesco Rossiello, e in questo caso attraverso le immagini, attraverso anche gli scritti che ha qui Nicolangelo, di spiegare ancora di più al meglio tutta la situazione riguardante lo stadio. Avete letto questa settimana sul giornale, sul Bitonto Live, anche su Radio Doppio Zero e sulla pagina ufficiale del Bitonto Calcio, questo scambio di battute che c'è stato fra l'amministrazione comunale e il presidente Rossiello, o meglio il Bitonto Calcio, per cui adesso il presidente ha chiesto di chiarire questa cosa in maniera ancora più costruttiva, soprattutto tenendo presente una cosa che non vogliamo assolutamente esagitare gli animi in nessuna maniera, anzi, ma soltanto per far capire ancora meglio, più da vicino, di che cosa stiamo parlando e come è stata affrontata la questione fin dall'inizio, tenendo presente poi che la curva è arrivata come la stato previsto il 19 di agosto. Allora, Nicolangelo, sì, sto sistemando, tu stai sistemando i documenti perché sono tanti. Esatto, stai sistemando i documenti. E spero di essere all'altezza della situazione, anche perché non ho un compito facile, diciamo, dinanzi a tutti questi atti che sono, esatto, sostanzialmente poi atti ufficiali, atti chiaramente che testimoniano poi quelli che sono stato tutto il percorso di questi mesi. Assolutamente. E nel frattempo, se c'è qualcuno che poi in fase nel momento in cui la trasmissione termina e vuole dare la sua versione, noi siamo assolutamente disposti qui ad accettare qualsiasi tipo di proposta, di intervista. Se magari volete anche intervenire in diretta, potete anche farlo. Chi vuol farlo adesso tramite magari i nostri telefoni cellulari, poi ci colleghiamo, insomma, sì, con noi, tra l'altro, la nostra situazione. Tra poco contatteremo Pasquale Civittaro. Esatto. Che, allora, Nico, ti lasciamo la linea perché tu sai da dove partire e come partire. Sì, allora, quello che preme sottolineare alla società USD Bitonto Calcio e al presidente Francesco Rossiello è un pizzico di verità supportato dai documenti, dagli ufficiali. Qui vedete un po' di fogli, fogliettini. Mi sono confrontato oggi anche con il presidente Rossiello in prima persona. Scusami, Nico, perché logicamente non vi possiamo far vedere perché sono atti ufficiali, privati, lo facciamo solo per una questione di correttezza nei vostri confronti. Li ha messi a disposizione proprio per cercare di fare chiarezza, ma soprattutto per cercare di costruire insieme qualcosa di importante. Non a caso la società Bitonto Calcio ha accolto favorevolmente anche l'iniziativa portata avanti dai colleghi giornalisti Pasquale Civitro e Mario Sicolo di incontrare l'amministrazione comunale per trovare un piano d'azione per arrivare a questo regalo, alla realizzazione di questo regalo. Però è chiaro che alla società, al presidente Francesco Rossiello, è dispiaciuto leggere quel comunicato pubblicato a inizio settimana, un comunicato che, diciamo, aveva alcune passaggi che meritavano di essere chiariti. Sia chiaro, il Bitonto Calcio lavora, opera nella piena totale legalità. Non è una società che vuole operare al di fuori della legalità, ma richiede sostanzialmente una cosa: tempi certi, che credo sia legittimo per una società che ha fatto un grosso investimento
per un bene da regalare alla città, sapere anche che ci siano dei tempi certi, dato che è inutile tornare su il 26 settembre nel corso della prima puntata di questo format. Un rappresentante dell'amministrazione comunale, quale l'assessore allo sport e agli impianti sportivi Domenico Nacci, rassicurava a tutti, a precisa domanda di Nicola Vacca, se in 60 giorni si potesse vedere la curva a Bitonto, e la risposta è stata positiva. È chiaro che noi non è che vogliamo la curva il primo dicembre, piuttosto che noi vogliamo solo sapere con esattezza i tempi, ma con verità. Perché è chiaro che se ci viene promessa una cosa il primo dicembre, e siamo ormai a ridosso del primo dicembre, questa cosa non c'è, è chiaro che qualcuno, voglio dire, poi non può. I tempi li hanno dettati altri, non noi. Noi ci siamo messi a disposizione da giugno, ed è per questo che io poi intervengo con questi documenti, perché probabilmente qualcuno dice di non essere stato tempestivamente avvisato. Allora, io ho una prima mail risalente a venerdì 14 giugno 2019 alle ore 17.04 che il presidente Francesco Rossiello ha inviato con in oggetto Curva Stadio all'assessore Domenico Nacci, inoltrandoli la mail è chiaramente questa, inoltrandoli la planimetria della nuova curva. Quindi dire che a luglio abbiamo saputo, no, perché la prima comunicazione della curva ufficiale è stata una mail del 14 di giugno. Detto questo, andiamo avanti. La seconda mail è datata 24 luglio. Partendo dal presupposto che qui davanti a noi ho anche il contratto risalente alla data... Vedo subito, un attimo di pazienza perché i documenti sono anche tanti. Abbiamo qui proprio copia del contratto di acquisizione del bene della curva. Vedete il logo Mario Orlando e figli, che è la ditta, l'azienda che ha, dalla quale ha acquistato la tribuna. Ah, ecco, vedete, l'ho trovata. È Mister Bianco Catania, 18 giugno 2019. Questo è un contratto stipulato 18 giugno 2019 con le firme, controfirmato chiaramente, e il 24 luglio all'assessore Domenico Nacci, sempre dallo stesso indirizzo mail del presidente Francesco Rossiello, perveniva tutta la documentazione della nuova curva dello stadio, ed in particolare, questo l'abbiamo spiegato, la planimetria, ce li ho qui, perché al momento... venivano rilasciati relazioni di calcolo della tribuna, piano di manutenzione della struttura, il certificato di montaggio, le certificazioni, tutti i documenti che poi sono stati implementati con una terza comunicazione via mail risalente al 31 luglio, sempre inviata dal presidente Francesco Rossiello all'assessore Nacci. Tra l'altro, documenti tutti forniti al fine di dare le indicazioni utili necessarie all'elaborazione del famoso progettino, della relazione geologica e così via. Queste sono le mail, ora mi fermo alle mail, queste sono le mail e andiamo avanti. Anche perché io, fra l'altro, Nicolaggio, questo sto vedendo anche che cosa era esclusa dall'offerta che ne è stata fatta. Nell'offerta, ora ci arrivo subito perché qui l'ho evidenziato, premesso che nella copia del contratto, che credo sia stata anche inviata all'amministrazione comunale, c'era scritto condizioni commerciali, tempi di consegna entro agosto 2019, come effettivamente poi sì, è successo, e sono esclusi dall'offerta. Vedete, io qua l'ho evidenziato, non so se si riesce a vedere chiaramente, la realizzazione delle strutture di fondazione per il fissaggio delle colonne portanti, qualsiasi intervento relativo ad opere murarie. Nel frattempo oneri, sì, vabbè, tu logicamente stai dicendo, chiaramente nel frattempo che tu vedi, allora rileggo, sono esclusi dall'offerta la realizzazione delle strutture di fondazione per il fissaggio mi arrivano delle colonne portanti, qualsiasi intervento in questo caso
non sono calcistiche. Relativo ad opere murarie e poi oneri relativi a qualsiasi attività inerente alla presentazione della pratica al genio civile o a enti pubblici di vario genere. Cioè in pratica la ditta non era tenuta assolutamente. La ditta era tenuta. Allora, e su questo ci preme anche sottolineare un'altra cosa, perché poi emerge dal contratto e così via, ovvero che il montaggio, come invece erroneamente qualche testata giornalistica bitontina ha scritto, era. Il montaggio è solo ed esclusivamente a carico della ditta Mario Orlando. Aspetto, tra l'altro, ribadito dall'assessore, poi in occasione della puntata, certo, che ha ribadito questo aspetto. Quindi, allora, dispiace che sia stata fatta molta confusione. Magari le mail non hanno l'ufficialità. La società, per mezzo PEC, ha provveduto all'invio, e la PEC ha tutti i crismi della ufficialità, della, come una raccomandata, come possiamo dire. No, no, è un documento ufficiale. È un documento, la PEC ha tutti i crismi, e la PEC è servita appunto a inviare via PEC. Ce ne sono tante, ce ne sono una del 25 luglio. Inviata alle 11.05 con l'atto di donazione. Signori, c'è qui, scusate, atto di donazione dell'USD Bitonto Calcio, che donano all'ente comune di Bitonto la tribuna con tutte le caratteristiche. Caratteristiche che, ribadiamo, erano note all'amministrazione con poi tutti i documenti supplettivi necessari chiaramente a definire il proseguo dell'opera, la realizzazione dell'opera, erano tutti dal 14 giugno. La prima planimetria della curva è giunta nelle mani del comune il 14 giugno. Siamo a novembre, sono passati 5 mesi. Questo chiaramente alla PEC si allegava ancora il contratto. Ed è sempre Mister Bianco che conferma che questa è una copia, non è altro che una copia di questi, quello, sì, che sì, abbiamo. Assolutamente, certo. Sì. Oh, quindi c'è già la donazione. Poi c'è una PEC del 1 agosto, dove i documenti inviati il 24 e il 31 via mail venivano poi inviati via PEC proprio per legittimare legalmente tutto l'iter. Noi, ecco il punto qual è, e poi arriviamo anche al resto della situazione. Il punto è che ci dispiace che qualcuno voglia far passare come la società una società che voglia agire in maniera non corretta. No, perché così non è. L'amministrazione era stata tempestivamente avvisata di tutto quello che stava accadendo e di tutte le documentazioni necessarie, documentazioni che dicevano che non era nel compiti dell'azienda fare il basamento. Poi, quando ci siamo incontrati in puntata, l'assessore ha ricordato che la spesa era una spesa modica, ha utilizzato proprio questo termine, una cifra modica, una spesa che può sobbarcarsi le casse comunali. Quindi a noi non interessa, perché è quello che mi ha detto esplicitamente poi Francesco Rossiello, Presidente, prima di venire qui, a noi va bene anche che la curva sia montata tra un mese, due mesi, purché ma che ci venga fatta chiarezza e ci venga detto quanto questa curva verrà montata, perché se è diventato un problema, come ha spiegato il Presidente Rossiello, la società è pronta anche a prenderla e caricarsela e portarsela via. Noi non vogliamo agire, se ci sono i tempi tecnici per rispettare le leggi, noi siamo disposti a farlo, purché ci venga detto una volta per tutte con chiarezza quanto tempo ci vuole. Assolutamente sì. Che credo che sia una cosa anche razionale e normale. Razionale e normale soprattutto per una persona, per una società che ha fatto un dono a questa società. E non dimentichiamoci che non è il primo dono che fa a questa società, a questa città, esatto, chiedo scusa. Esatto. Città. E lo dico io. Tutto qua. Fatti. Tutto qua. Poi c'è stata una comunicazione PEC del comune.
un atto comunale, chiaramente intestato Comune di Bitonto, dove chiaramente davano delle indicazioni sul, e questa è datata 9 agosto ed è un riscontro a quella poi inviata l'8 agosto, quando alla data 8 agosto si fa la comunicazione all'amministrazione comunale via PEC, che alla cortese attenzione dell'assessore Domenico Nacci, che la tribuna come verrà consegnata dai tecnici specializzati dalla stessa ditta, quindi ribadisce il montaggio ad opera del sarà consegnato e montato dai tecnici della ditta a partire dal giorno 19 agosto. Giorno 19 agosto che effettivamente la curva poi è arrivata. Quei tubolari di materiale edile, come qualcuno li ha chiamati, sono arrivati a Bitonto. Nico, io credo che tu sia stato il più chiaro possibile. Sì. Non ho finito. Non hai finito ancora. Non ho finito. No, perché da casa ci scrivono Biscardi sindaco per le prossime elezioni. No. Lo so no, che no, sei arrabbiato, ma più che arrabbiato sei deluso. Sei deluso. La politica non mi avrà mai. Però, al di là, tralasciando il discorso politica quant'altro, io penso che le spiegazioni, al di là che vanno fatte all'OS di Bitonto Calcio o quant'altro, vanno fatte ad una cittadinanza, ad una tifoseria che per forza di cose ha aspettato questa curva qui, questo qualcosa qui, davvero da tanto tempo, e che comunque lo vede come un coronamento di un percorso di crescita a livello di tifoseria che comunque si è registrato negli ultimi anni e da, tra virgolette, fastidio, come diceva il collega Nicolangelo, non tanto il fatto che la curva non sia stata montata, quanto siano state date delle date che purtroppo non sono corrisposte più alla verità. Quindi, allora, il discorso è quello, e chiedo alla regione di mandare questa immagine, questa è l'immagine, ed è questo il monito che deve unire tutti, tutti uniti per la nostra città. Abbattiamo le divisioni. Costruiamo insieme qualcosa di importante, perché una squadra, la squadra della propria città, non può andare, non può sognare, non può costruire qualcosa di importante se tutto il territorio stia dalla sua parte. Con questo non voglio dire che l'amministrazione comunale non è dalla parte del Bitonto Calcio, lungi da me a dire questo, però a noi è necessario capire che venga qualcuno a dirci la curva tra un anno. A me va bene, però tu tra un anno ti devi presentare con la curva. Se tutto il tempo che serve, noi te lo diamo, purché ci venga. Perché dire due mesi significa che tu in due mesi risolvi la questione. E ripeto, nulla contro nel sindaco, nell'assessore, nell'amministrazione, è solo un ribadire che noi siamo ugualmente come loro dalla parte della legalità, e proprio per questo motivo chiediamo che, alla luce degli atti da effettuare nell'estrema chiarezza e legalità, ci venga poi conseguentemente definita una data di prendere visione. Servirà tutto questo campionato, la curva sarà attiva per l'altro campionato. Non c'è problema, purché ce lo venga detto e non vengono fatte, mi dispiace, false promesse, perché 60 giorni sono ormai passati. Ma anche perché la crescita di un paese, di una società sportiva, passa attraverso comunque l'ottimo funzionamento delle strutture che ha a disposizione, non ce lo dimentichiamo. Io so che tutta questa mia prosopopea creerà problemi nei prossimi giorni, sicuramente. Figurati, sono nato per quello. Problemi, no, infatti io ho detto a prescindere da quando abbiamo prima se mi dovete fare le ramanzine dalle 18:30 in poi, perché prima la no vabbè infatti prima e sabato domenica ho da fare al massimo lunedì, va bene, no, adesso ho problemi a casa, a parte questo io ho detto molto esplicitamente prima che se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa noi siamo liberissimi di portarlo qui in studio da noi per fargli un'intervista, parlare a noi saremo anche ben disposti a fare, guarda, una, perché una cosa che possiamo pensare a questo punto, fare una puntata particolare dove riuniamo la società e l'amministrazione comunale. Ma qua ci sta pensando Pasquale Civitta. Definitivamente questa situazione, ma allora, veramente che abbiamo delle date certe su questa, vorrei concludere evidenziando poi la me, perché poi è giusto anche mettere in luce le comunicazioni della controparte, in questo caso l'amministrazione comunale, dicevo la PEC, non me, la PEC, inviata dal Comune di Bitonto alla società in data 8 agosto, in merito alla tribuna, dove
in data 9 agosto, chiedo scusa perché diciamo la mail poi è arrivata il 9 di, di agosto, la PEC, chiedo venia, dove il responsabile, e qui leggo, mi riaggancio alla nostra nota, al nostro comunicato, perché abbiamo cercato di riportare il più possibile i virgolettati proprio per non alterare il senso delle comunicazioni ufficiali. Noi ci siamo attenuti alle comunicazioni ufficiali che sono tutte qui. Secondo me qualcosa mi può essere anche pure sfuggito, per l'amor del cielo, che ne stanno assai. Ma dice, il responsabile del servizio dei lavori pubblici del Comune di Bitonto, unitamente al responsabile del servizio per il matrimonio, per il patrimonio, vabbè, c'è una parte qua, richiedeva sostanzialmente per la consegna e l'installazione e chiedeva sostanzialmente dicevano che hanno avviato la necessaria attività istruttoria prodomica alla accettazione della donazione della tribuna. Quindi la donazione che è venuta, abbiamo detto, a luglio, e loro avevano avviato questa iniziativa che di cui serve, c'è bisogno di una delibera di giunta e credo l'approvazione in consiglio comunale. Da quel giorno, credo che, siccome seguo un pochettino di politica locale, credo ci siano tenuti 3-4 consigli comunali, ma potrei sbagliarmi. All'accettazione della donazione della tribuna, che sarebbe dovuta venire con espresso provvedimento dell'ente. Quindi dice, qua hanno detto che hanno avviato la necessaria attività istruttoria prodomica all'accettazione della donazione della tribuna, che sarebbe dovuta avvenire con parere dell'ente, oggi non è ancora venuto. Con quella medesima PEC, il Comune di Bitonto poi rappresentava che il perfezionamento della donazione sarebbe dovuto avvenire con stipula di atto pubblico. Atto pubblico che ancora oggi non è stato stipulato. Sempre con quella PEC, il Comune di Bitonto evidenziava che consegne e installazione della curva sarebbero state subordinate alla predisposizione del progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi ed economici necessari sia all'acquisizione dei pareri nulla osta degli enti sovraordinati, sia all'esecuzione dell'intervento, all'approvazione del progetto esecutivo con provvedimento di giunta comunale, al deposito dei calcoli strutturali prima dell'inizio dei lavori presso i competenti uffici. Va da sé che tutti tali incombenti erano sin dall'inizio, lo sono tuttora, come da espressa intesa originale, quindi c'era già un'intesa di massima tra la società e l'amministrazione comunale a carico dell'amministrazione stessa, come confermato poi dallo stesso assessore quando è stato ospite da noi in sala stampa per la prima trasmissione del Ruggito nero verde. Allora Nico, questo è un po' la cronostoria, esatto, perfetto direi in questo caso Nico, davvero. Alle prossime votazioni voteremo qualunque mente, quelle 2 settimane mi faccio la residenza fuori Bitonto. Va bene. Allora, abbiamo cercato un po' di stemperare, insomma, la situazione. Allora, sì, ma devo chiamare Pasqua. Nel frattempo che tu chiami Pasquale, volevo prima di tutto ricordarvi la prossima settimana ancora l'appuntamento con Ruggito Nero Verde, sempre di giovedì. Poi l'appuntamento, logicamente, allo stadio per Sorrento Bitonte. Adesso Nicolangelo, se non riesce a tracciare Pasquale, che è in movimento, ci darà anche qualche piccola informazione. Allora, vediamo un attimo. Ci siamo. Bosci Vittaro è in linea. Vai Pasquale, ci sei? Sì, io vi sento. Ciao Pasquale, buonasera. Purtroppo sono in una zona perché sto tornando da Roma. Ma quanto sei lecchino! Vabbè, tu sei sempre in viaggio. No? È sempre in viaggio ed è sempre anche ben circondato. Va bene. E non aggiungo altro. La vita che faci Vittaro. Va bene, questo poi sarà ben contenta la compagna di Pasquale se Pasquale ha saperlo questa sera. Va bene, allora Pasquale, senti, noi abbiamo sollevato logicamente quello che tu e Mario avete scritto durante questa settimana sui post su Facebook, e Nicolangelo è stato abbastanza chiaro su quella che è stata la cronistoria di tutta questa... L'ho sentito a tratti Nicolangelo. Ok, io ti volevo soltanto chiedere una cosa: come mai è partita da te e da Mario questa iniziativa? No, semplicemente perché riteniamo che in questo clima, bel clima che si è creato attorno alla squadra, una squadra che viaggia bene, un presidente che è una persona per bene e che
sta lavorando, sta regalando alla città qualcosa di bello. È un peccato se qualche componente viene meno, in questo caso diciamo l'amministrazione, per probabilmente dei difetti di comunicazione che ci sono stati tra, sia tra la società, sia con l'amministrazione, con il sindaco e con l'assessore, che sono difetti che comunque io ritengo che possano essere agevolmente superati. Perché comunque siamo tutte persone grandi, adulte, vaccinate, tutte persone che hanno a cuore l'interesse della città, a partire dal sindaco, dall'assessore e anche dal presidente. Per cui ovviamente non c'è alcun problema di alcuna richiesta, non c'era da parte nostra, né di Mario, all'amministrazione di venir meno ai principi della legalità, ci mancherebbe altro. Assolutamente, non l'abbia mai né detto né pensato, semplicemente c'è bisogno di fare chiarezza sia sulle cose scritte che Nicolangelo per la società o che l'amministrazione del comunicato hanno privatamente riportato, sia nelle cose dette per chat, per telefono, ai protagonisti di questa vicenda. E riteniamo, sia io che Mario, che sia appunto necessario questo incontro, proprio per, diciamo, imporre una parola, mettere una parola fine a tutta questa querella e poter ripartire veramente uniti, come si diceva prima e come abbiamo scritto anche noi, veramente uniti, tutti uniti per la città e per la squadra che comunque ci sta regalando tante soddisfazioni. Per cui tu domani chiamerò un po' tutti i protagonisti diciamo della vicenda. Ma lo sente, per chiamare il presidente devi passare dall'addetto stampa. Non ho capito. Per chiamare un tesserato del Vitone devi passare dall'ufficio stampa. Sto scherzando, Pasquale. No, io tra l'altro non ho nemmeno il numero di Francesco Rossiano, per cui Nicolà, sicuramente chiamerò te per farmi dare il numero. Va bene. Senti, per cui, dimmi Pasquale, continua. No, per cui diciamo, dicevo, io domani chiamerò un po' tutti i protagonisti di questa storia. Io ritengo che, ripeto, da persone adulte, da persone che vogliono bene alla città, si supereranno tutti i problemi. Ovviamente il sindaco ci è rimasto male per gli striscioni, per i cori che ha ricevuto dai tifosi, e quindi va anche capito, perché ovviamente non è mai bello sentirsi dare, diciamo, dell'incompetente, eccetera. Però ripeto, tutto deriva secondo me da piccole mancanze, tanti piccoli tasselli, tante piccole mancanze di comunicazione da una parte dall'amministrazione, che probabilmente si è spinta un po' troppo oltre con certe dichiarazioni con l'assessore Nacci, in generale dei protagonisti della vicenda, tutto deriva di lì. Io ritengo che si possa superare questo momento e si possa viaggiare finalmente tutti uniti verso un sogno, un traguardo che comunque questa squadra si sta costruendo. Diciamo, ne stiamo parlando anche un po' troppo di questa squadra. Bravo, lì volevo arrivare. È importante concentrarsi sulla partita di Sorrento e sul mister Taurino, sui ragazzi che adesso sono chiamati ad una settimana importante, perché abbiamo Sorrento, i recui 35 minuti col Grumentum e la partita col Foggia, e io ritengo che questa debba essere, a partire già da subito, il fulcro di tutte le nostre attenzioni. Poi ti ripeto, il mio orientamento è quello di organizzare lunedì l'incontro tra le parti. Io spero sempre ci sia il sindaco. Se il sindaco ci darà, ci sarà l'assessore, però con il sindaco in qualche modo faremo di tutto, sia io sia Mario, affinché sia il sindaco e il presidente si rincontrino il prima possibile, si stringano la mano e si possa mettere una pietra sopra questa faccenda. Ma tra l'altro Pasquale, scusami Nicola, tra l'altro sì. Pasquale, io sono poi sono d'accordo con te quando oggi l'hai scritto nei vari commenti a quel chilometrico,
poi è diventato chilometrico con tutta quella serie di commenti post Facebook, io sono d'accordo quando dici che una stretta di mano, una immagine che faccia bene alla città, ai tifosi, alla società, a tutti, farà passare anche in secondo piano quel timore di una presenza del primo cittadino allo stadio con delle contestazioni. Perché... Ma io ritengo i tifosi del Piton hanno dimostrato abbondantemente di essere persone mature, che sono anche cresciute nel tempo, non hanno mai creato problemi assolutamente negli ultimi tempi, per cui ritengo che una volta fatta chiarezza i tifosi del Piton saranno i primi a volere Abbaticchio tra loro. Io ti dirò di più, noi ci siamo spinti così anche perché così tanto diciamo sulla faccenda, perché riteniamo che in questa società un po' molto molto limpida, dove conta più il like, più il post su Facebook, più il comunicato, più la parola, più il sentito dire, che lo sguardo, una stretta di mano, diciamo, riteniamo che in questa circostanza si debba un po' ritornare all'antico e quindi guardarsi negli occhi, dirsene, perché diciamo ovviamente io ritengo che in ogni cosa la ragione non è mai solo da una parte. Assolutamente. Ci saranno sicuramente cose su cui il sindaco e l'assessore Nacci avranno ragione e cose sicuramente su cui il presidente e la società avranno ragione. L'importante è raggiungere un equilibrio. Siamo persone tutte garbate, oneste, serie. Il presidente lo conosciamo, l'abbiamo imparato a conoscere in questi anni, è una persona onesta come poche nel mondo del calcio. Sindaco e l'assessore sono persone oneste, per bene, che vogliono il bene sicuramente della città e della squadra di calcio principale della città. Io credo che non avremo problemi a risolvere in breve questa situazione e finalmente potremo tornare a parlare soltanto di calcio, nella speranza che già da domenica a Sorrento i nostri facciano il proprio dovere. Ed è lì che deve andare la concentrazione di tutti ora. Di tutto, di tutto l'ambiente. Pasquale, grazie per essere intervenuto, buon ritorno a casa, ci vediamo presto, ci aggiorniamo nei prossimi giorni. Grazie Pasquale. E allora era Pasquale Civitaro in collegamento da Roma, sta tornando da Roma, sì, sta tornando del Tabitonto, che insieme a Mario Sicolo questa settimana hanno deciso di scrivere su Facebook quelle che erano i loro pensieri a riguardo di questa situazione, riguardo lo stadio, riguardo la curva. Ragazzi, stasera abbiamo fatto un po' tardi, ve l'abbiamo detto, avremmo sforato di qualche minuto, ma era necessario. Non fa niente. Allora chiudiamo. Hai 45 secondi. No, mi sembra almeno un minuto e mezzo. Dai, un minuto. Chiudiamo con la locandina per Sorrento Bitonto. Si giocherà domenica 24 novembre allo Stadio Italia di Sorrento, provincia di Napoli. Alle ore 14 e 30. Per quanto riguarda i ticket, i biglietti per il settore ospiti, si potranno acquistare al costo di 10 euro direttamente dalla biglietteria del settore ospiti dello stadio di Sorrento. Queste sono le informazioni in merito alla partita in terra campana. Se ci permettete, perché coinvolgo anche il buon Danilo, chiediamo a tutti voi anche di fare un grosso in bocca al lupo al Futsal Bitonto. Assolutamente sì, ragazzi. Sabato si gioca una delle partite forse più importanti della stagione, perché questa squadra, di cui noi anche lì siamo indegni addetti stampa, sta facendo un percorso straordinario, le ha vinte tutte e affronterà l'altra regina incontrastata di questo campionato, ovvero l'Itria Football Club. Si giocherà a Cisternino. Se allora, ragazzi, una postilla è stato messo a disposizione un autobus per chi da Bitonto voglia andare a sostenere il Futsal Bitonto in questa partita importantissima, bellissima. Pullman gratuito messo a disposizione dalla società. Il pullman che partirà, credo, al ritrovo alle 14, partenza massima alle 14:30 da Piazza Santi Medici. Si andrà
a Cisternino, contattare o la pagina Facebook, e quindi là vi risponderà Danilo, o Domenico Perrini in privato, poi tanto sta sempre su Facebook a parlare di Inter. Il biglietto, questo è importante, a Cisternino costa 5 euro. Quindi la trasferta è gratis, praticamente vi costa 5 euro. No, massimo, dividendo 2,50 la trasferta e 2,50 il biglietto, così. Però la trasferta vi costa 5 euro, ragazzi, davvero. Considerate, ma 5 euro vi costa. Tenete conto che fra andata e ritorno sono 140 km, quindi con 5 euro davvero, ragazzi, è pazzesca come cosa. E allora? Tutti a Cisternino. Tutti a Cisternino. Ma anche tutti a Sorrento. E tutti a Sorrento il giorno dopo. Anche se dovrebbe piovere. Anche se dovrebbe piovere, 24. Va bene. Allora, voi avete tirato acqua, logicamente, al Bitonto Futsal di calcio a 5. Assolutamente. Se permettete, noi di Radio Doppio Zero tiriamo acqua alla Polisportiva 5 Bitonto di calcio a 5 femminile. Sì. Anche loro, anche le ragazze, hanno vinto tutte le partite di campionato e si stanno comportando bene anche in Coppa Italia. Mi raccomando, seguitele sempre non appena la possibilità lo avete, attraverso anche proprio stai mo, sì, è vergognosa questa cosa, anche perché il presidente ci deve ancora pagare. Logicamente dobbiamo dirlo, sei squallido, vabbè, altrimenti qui la baracca qualcuno la deve portare avanti. Va bene, ragazzi, è tutto per questa sera, ci vediamo logicamente sempre giovedì prossimo. Scusate se sarò assente, ma sono giustificato. Ciao, buonanotte. Questo programma è stato offerto da Perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice.